L'ex sindaco di Campi, Emiliano Fossi, candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale 8 per la Camera dei Deputati, ha deciso di iniziare la sua corsa elettorale nel circolo Arci in cui da ragazzo ha iniziato a fare il volontario, servendo ai tavoli della pizzeria e poi a fare politica. Questa sarà la stagione dei diritti tutti, ma in particolar modo dei diritti sociali, dei diritti collettivi. Credo che le famiglie sappiano di quello di cui sto parlando. Veniamo da mesi difficili e avremo di fronte mesi altrettanto difficili, se non di più, e quindi noi dovremo puntare molto su iniziative di sostegno e di raccordo forte nei confronti delle famiglie, delle persone, di chi sta peggio, ma anche di quello che veniva definito una volta ceto medio, ma che rischia di scivolare pesantemente verso il basso. E quindi, per esempio, gli asili nido gratuiti per le famiglie, per esempio un investimento importante sulla casa, sul diritto alla casa, anche sugli alloggi popolari, per esempio un'idea di sanità pubblica di prossimità, partendo dall'esperienza portante della Toscana, e per esempio rimettendo al centro il lavoro, non solo come presenza, come l'esperienza di questo territorio ci ha dimostrato, anche la mia esperienza con la CKN mi ha dimostrato, ma anche di priorità rispetto al lavoro, ai lavoratori, quindi salario minimo, aumento dei salari più bassi. Insomma, sarà una grande sfida, ma credo che appunto portando l'orgoglio e la storia di questo territorio possiamo riuscire a vincerla. Fossi, che si è dimesso anticipando di un anno la scadenza del suo mandato, lascerà il posto ad un commissario prefettizio, augurandosi continuità rispetto a quanto realizzato, ma anche innovazione.